Ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Allora, da un po' di tempo che non portavo in game, cioè qui su YouTube Clash of Clans, direi che è giunta l'ora di ricominciare a portarlo. In verità devo ammettere che è un bel po' di tempo che non lo portavo qui sul tubo e quindi direi tranquillamente di ricominciare a portare un po' di video. Allora, tra le varie cose che ci sono da fare, a parte cominciare a togliere i vari ostacoli, ci sono destra e sinistra e i vari muri. Ah, innanzitutto partiamo con questo, quindi togliere i vari ostacoli e continuare a costruire, a gradare qualche muro. Ok, questo è il secondo. Ok, ma giusto due muri sono rimasti da poter upgradare. Ok, queste sono varie missioni che uno può mano a mano completare. Diciamo che non è che ci si mette veramente veramente poco a fare queste missioni, intanto circa 3 quasi 4 milioni di gemme. Diciamo che non è tanto, non è troppo complicato, fortunatamente, cioè troppo lento togliere gli ostacoli avendo 3 costruttori. Non vedo l'ora di poter cominciare a fare, cioè poter costruire il quarto, però avendo fatto da poco il terzo, direi tranquillamente di, cioè da poco, nel senso da poco in game, il terzo, diciamo che ci vorrà un po' per poter fare gli altri. Ah, c'ho anche una torre bombardiera, se così si chiamano, ma non ricordo mai i vari nomi. Diciamo che non vedo l'ora di portare il TH a livello 9, più che altro per il semplice motivo che posso utilizzare anche l'elisir per le mura e quindi è comodo più che altro per quello. Allora, questo dovrebbe essere le ultime. No, ce ne stavano là sotto, quindi non sono le ultime. Anzi, quello lì sotto lo faccio subito. Qui. Ok, quindi questi sono gli ultimi 3 ostacoli da dover togliere. Quindi sono rimasti due. Ecco qui l'ultimo. Allora, direi tranquillamente, prima cosa, un tesoro qualcosa, sì. Ok, posso fare altre due mura? Meglio così. Allora, se ritrovo quello che a me serve, ovvero laboratorio di ricerca, posso cominciare a portare a livello 4 le mongolfiere utilizzando il nostro, diciamo, amichetto pozione. Allora, te li vendo tranquillamente, uso la pozione addestramento perché voglio andare a fare qualche attacco. Allora, da 260.000 a 50.000 no. La cosa che voglio assolutamente è l'oro. Questo non credo di potercela fare con
quelle due aquile che stanno, cioè quelle due arche X stanno lì. Oddio, a te quasi quasi ce la potrei, me la potrei rischiare. Quindi comincio a piazzare varie truppe. Ok, quindi tranquillamente possiamo passare di qua con la pozione. Ok, con la pozione furia. Non vedo l'ora di arrivare a livello, di poter portare a livello 5 il nostro caro amico Re Barbaro. Per almeno potrò utilizzare la, diciamo, la pozione, cioè il, diciamo, l'abilità eroe. Ok, intanto piano piano sto a livello. Ok, la prima stella l'ho ottenuta. Ben venga, quindi la vittoria, diciamo, è assicurata. Ok. Più che altro speravo nel semplice fatto che arrivasse più, cioè questi stregoni fossero qui all'interno. Ok, ho circa, ok, il Re Barbaro è andato KO, ma poco ci interessa. Cioè, perché più che altro per il semplice fatto che, con avendo attivato la pozioncina ci si cura più velocemente. Ok. Sono parecchie le missioni da dover fare. Allora, intanto direi di cominciare a creare un esercito. Allora, direi sicuramente di avere circa una decina di stregoni, di portare sempre un'altra decina di, anzi 15, no 16, per quanto riguarda i nordomatori cinghiali, e sempre 16 se giusti giusti per quanto riguarda i domatori di, cioè le mongolfiere. Quindi sicuramente come pozione avveleno, perché fa parte delle varie missioni. E quindi, mentre per quanto riguarda le altre pozioni, direi di usare la cura e la furia. Ok, direi di cominciare ad andare avanti. Sì, siamo tornati in Lega. Spero di farne altri due almeno di attacchi. Ok, questo lo attacco più che altro, almeno faccio cifra tonda 500.000. E comunque per il momento questa Desirra va più che bene. Spero di arrivare in modo rapido al centro. E con la furia si può andare tranquilli. Invece per quanto riguarda quest'altra parte qui, direi di mettere il Re Barbaro da questo lato. Oddio, diciamo che un po' un problema che non aveva mirato subito a questo attacco aereo, questa difesa aerea. Però, ok, in questo caso facciamo due stelle, il che direi va più che bene per il semplice fatto che, arrivano a tre stelle, poi dopo ne bastano due per poter battere, cioè per ottenere le stelle, cioè il bonus stella. Ok, forse riesco a fare pure la terza, perché stanno mirando tutto al, cioè le torri arciere stanno mirando ai giganti, e quindi sì,
Sì, a posto. Ok, tu non hai nessuna costruzione agli angoli, vero? No. E quindi col collaboratore della ricerca facciamo 3 stelle. Direi ottimo come attacco. Direi tranquillamente di poter addestrarlo un'altra volta un altro esercito, così sfruttiamo la pozioncina che stiamo utilizzando. Ok, altre 3 mura tranquillamente. 2 e 1. Perfetto, mentre l'esercito si continua a formare, direi di tornare qui all'interno del nostro villaggio secondario, che quando avevo lasciato il game non diciamo ancora non avevo la possibilità, cioè ancora non esisteva, quindi venno ricominciato da poco, non avevo la possibilità, cioè dopo un po' sono andato avanti, infatti ho portato il TH3, però non è che avessi avuto tutta questa possibilità di poterlo fare fatto bene. Allora, qui chiede 40.000, 50.000, 60.000 e non ho nessuno dei tre. Direi tranquillamente, sono tutti e due livello 2, di portare intanto sul livello 3 e non posso portare nient'altro almeno finché non si va avanti. Allora, intanto per quanto riguarda il villaggio principale, direi di usare tranquillamente uno dei milioni per portare la caserma dell'8. Ok. Mi dà pozioni di forza che ora venderò. Ok, mi è rimasto ancora 1,5 milioni di Elisirra. E direi di utilizzarlo per il deposito di Elisirra. Dato che grazie a queste missioni e ricompense ne avrò parecchie. Quindi in questo caso ne ho 5.000. Quindi sommato al mio penso che no, non bastano. Speravo che bastassero per poter far salire di livello il nostro amico Re Barbaro. Ok, mancano circa 10 minuti per quanto 10 minuti per 4 circa, cioè diviso 4 circa 2-3 minuti per quanto riguarda l'esercito. Allora, direi questa pozione di forza di venderla, così ci facciamo 10 di 10 gemme. Ci sono eventi, sì, utilizzare gli eroi, diciamo sconfiggere uno più eroe 30 volte, che ci dà ok, ci fa upgradare che ci fa finire l'upgrade di un eroe. Ok, quanto tempo ci manca? 3 giorni. Ok, spero di farcela. Qui devo usare il mastino, ma non ho la possibilità di utilizzarlo. Ok. Intanto però, volendo, posso fare un attacco da quest'altra parte. Allora, vediamo un po'. Posso tranquillamente attaccare da questo lato. Per il fatto che, ok, spero di riuscire a recuperare in qualche modo qualcosa. No, ho fatto giusto il 36%, ma dubito che, appunto, di riuscire a fare di più. Ora, diciamo, in questo lato non ci resta solo che aspettare che ci finisca battaglia l'avversario. Tanto volendo, potremmo guardare cosa sta facendo. Ok, ha fatto il 31 e quindi praticamente l'ho vinta. Sostanzialmente, sì. Cioè, 35-35.
72.000, quindi il che ci permette di upgradare qualunque cosa. Direi di portare l'L3 i nostri amici giganti. Ok, intanto potrò fare qualcosa. I pedarti saranno molto molto utili, quindi penso che sarà proprio la prossima costruzione che andrò a fare appena finisce quella lì. Allora, sostanzialmente devo fare almeno una stella. Ok, direi di partire da questo lato qui e di usare la cura qui. Poi, dove sta? No, non ha il... Ok. Non ha il nostro amico Re Barbaro. Quindi... No, cacchiarola. Quindi direi di piazzare questi di qua e loro. Cioè la prima pozione. E la seconda la piazzerei tranquillamente da quest'altro lato qui. Ok, per quanto riguarda le difese avversarie, direi che sono out. Quindi posso tranquillamente continuare l'attacco. Ok, intanto Re Barbaro piano piano attacca a destra a manca. Anche se devo mettere un velo l'ora di volerlo portare a livello 5 per il potenziamento, e qui parte per il potenziamento di attacco e difesa, ma più che altro per quanto riguarda l'utilizzo dell'abilità. Quindi io ora sostanzialmente non... agli angoli non c'è nulla, vero? No, a quanto pare no. Ok, sostanzialmente manca più di 1 minuto e mezzo e ho... Cioè, quasi 1 minuto e mezzo e ho distrutto praticamente tutto. Ok, sono rimasto al 95% e sono rimaste sostanzialmente questi tre edifici. Quindi e il Re Barbaro ha perso veramente veramente poca vita. Ok, ottenuto pure il bonus stella, che è veramente cosa buona e giusta, e direi tranquillamente di continuare di fare un altro addestramento. E allora, sicuramente chiederò rinforzi, che appena avrò la possibilità con l'altro account, perché ho ricominciato il gioco con un altro account, vi manderò tutto. Ok, 2,65, quindi sostanzialmente posso fare solo altri due muri di livello 7. Non vedo l'ora di upgradarli tutti a livello 7, così li faccio tutti livello 8. Allora, innanzitutto devo fare un po' di ordine, quindi quanti sono? 1, 2, 3, 4. E quindi diciamo che li sposto in questo modo per avere una sorta di ordine, per così dire. Oh, ok, non me li fa invertire. No, non volevo fare questo, ma ce la posso fare. E stessa cosa riguarda quest'altro lato qui. Ho altre mura di livello 8, sì, uno che inverto molto volentieri, e due, stesso identico discorso. Allora, intanto vediamo se anche questi altri lati ne ho qualcuno. No, ok.
quelli sostanzialmente sono finite le mura da sistemare. Non so neanche quante ne ho fatte. Torre bombardiera, direi tranquillamente di piazzarla di qua, tanto per quanto mi riguarda. Ah, ok, occupa, non occupa 3 bensì occupa 4. E per quanto riguarda le mura, sposto queste qui, tanto sono in seconda fila. Ho costruzioni nuove da poter fare? No. Ok, ho 60 mura che sono rimaste da fare livello 7, e in totale 206, comprendendo sempre quelle da fare a livello 7, da fare a livello 8. Sono veramente veramente tante, e sperando di riuscire a farle il più presto possibile. Allora, qui mancano circa 10 minuti e quindi si sta a posto. Allora ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel like e un commento, di iscrivervi al canale, seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.